Italia sono il carnico Andrea Morassi e il tarvisiano Sebastian Coloredo. Si è svolta nel Parco di San Giovanni a Trieste la gara conclusiva del circuito invernale di orienteering sul Carso, orienteering definito anche lo sport dei boschi e Vaciuk. Bisogna essere in forma e al contempo avere un'ottima capacità di ragionamento per partecipare ad una corsa orientamento. Uno sport poco conosciuto, definito anche lo sport dei boschi, ma praticato da moltissimi appassionati. Un centinaio di partecipanti che, nonostante il freddo, la bora e la pioggia, non hanno rinunciato alla corsa nel Parco di San Giovanni. Fondamentalmente si prende la carta e si fa un percorso, ed il percorso è libero, bisogna toccare dei punti che vengono stabiliti e ciascuno decide come farlo, per cui unisce la corsa, l'attività fisica all'aria aperta con un minimo di studio, di strategia, di scelta del percorso, di interpretazione della carta. Quella di oggi è stata la gara conclusiva del circuito invernale di orienteering sul Carso. Molte competizioni vengono organizzate anche nel Veneto, in Austria e in Slovenia. Cos'è la cosa più bella, più interessante di questo sport? Correre pensando, che è una cosa che quando uno corre normalmente non pensa niente, invece qua deve concentrarsi. Per essere stata la mia prima gara in città non è andato proprio benissimo. Perché ti piace questo sport? Perché l'hai scelto? Non so, è divertente, mi piace soprattutto fare le gare in bosco e poi mi piace correre così. Nuova veste per una delle più note riviste in